Ciao a tutte le videoamatrici e i videoamatori di Senza Fissa Dimora, benvenuti in questa nuova, fantastica, meravigliosa, strepitosa puntata di Assurdo TG, Cose dell'altra stampa. Padania, comodo, l'aglio, pierile, fnuccia, patate nuove, vengono tutti qua, quello che trovo che lo faccio. E ci vado nuove, arance, puttuale, mandarini e mele. Mamma mia, questo non si può proprio sentire. Abbiamo una notizia oggi veramente, veramente strepitosa. Per commentare questa notizia insieme a me, sapete, io non sono mai solo su Assurdo TG. Ho chiamato il miglior esperto paleontologo, nonché di malattie infettive, nonché di scienze della comunicazione, nonché di paleontologia applicata e dinosaurologia. È lui, l'immancabile Dagon Lorai. Buonasera, buonasera a tutti, ti ringrazio come sempre, hai modo di spiegare tutte le mie nascoste qualità, tutte le mie lauree, un esperto anche... Sono tutte anche... su Wikipedia. Assolutamente, sì, scritte da Paolo, attivissimo in persona, il quale ha potuto chiaramente noi non le possiamo modificare perché come si sa il profilo di ognuno di noi che è su Wikipedia è immodificabile, è solo attivissimo soprattutto che se... può scrivere. Esatto, soprattutto se è attivissimo. Sappiate che attivissimo è uno che legge tutte le nuove voci di Wikipedia, perciò non lo vedete da tanto tempo. Lui spende il suo tempo da mattino a sera per poter realizzare questa grande opera di purificazione dal complottismo di ogni genere, la famigerata, la necessaria, l'importante Wikipedia. Affettuosamente io la chiamo Ipnopedia perché secondo me, come sai, quello slogan che è molto complottista, che dice che quando il prodotto quando qualcosa è gratis il prodotto sei tu, beh, in quel caso lì il prodotto è il vostro cervello, quindi sappiatelo, quando Wikipedia è gratis e il prodotto è il vostro cervello. Sì, ma Dagon, parliamo nello specifico della notizia di oggi, che è una notizia strepitosa, che è stata presa da più e più testate giornalistiche. Io adesso sono nell'incognita, io non so lo scienziato Dagon che cosa ha portato come materiale, quali sono i servizi, non so nulla. Però... Sì. Io ho consultato il numerosissimo team di esperti che ha potuto constatare come, parliamo di dinosauri, quindi alcuni di questi dinosauri possano essere stati affetti in un tempo molto lontano da una malattia che prende i polmoni. Quindi è una cosa che di questo, in questo periodo, ecco, è molto gettonata la questione, no, di malattia polmonare. Ma non saprei, non lo so. Allora, qualcuno parla di trend, ma l'unico trend che conosco è quello moda. Sappiamo benissimo che sono coincidenze, non si è mai detto che ci sia una correlazione tra quello che sta succedendo adesso nel periodo attuale e questa tipologia di notizie che esce, guarda caso, per puro caso, cioè non c'è nessuna correlazione tra questi due fatti. Sarebbe stupido da parte tua e mia pensare che ci possa essere un nesso di causa effetto. La termodinamica qua non funziona, benché sia azione, la prima reazione, no, è anche ben dimostrato e dimostrabile che questo articolo cade a fagiolo, anche perché la gente non si è mai detto che pensi che questo raffreddore, questa malattia gravissima, non esista, perché cioè, non c'era 150 i negazionismi milioni. Ma già certo, 140 milioni di anni fa già c'erano i negazionisti di questa malattia, no? C'era un negazionismo cretaceo, si potrebbe definire, no? Squamato, Ryu. No? Se lo ricordi Ryu, quello che lanciava quel cartone animato, certo. Che lanciava già, sì, lui già sapeva perfettamente che toccava. No, ma guarda, con la polmonite. Sì, c'era anche un certo Pterodapty Ike che aveva scritto all'epoca già
con delle disegni rupestri antichi, cioè roba proprio antica, c'erano dei disegni delle caverne dove mostravano la reale condizione psicofisica di queste creature così, così importanti. Anche perché i paleontologi di oggi sappiamo benissimo che loro, tu gli dai un ossicino del coccige rotto, sì, e loro ti risalgono, sanno tutto, sì, anche di quante volte l'ultimo sei pasto andato al bagno, sì, esatto, quante volte sei sposato nella tua vita, sì, se avevi la fede al dito e sì, se i colori avevi, sì, i capelli, tutto, sanno, certo, tutto, certo, da un osso, certo, rotto del coccige, quindi attenzione. Sì, sì. È uguale a come fino a poco tempo fa si credeva, boh, per essere seri, si dava per scontato che questi rettili, questi animali avessero la pelle, no, squamata, liscia, in realtà erano coperti di piumaggio. È sempre più evidente questa probabilità, che non è una teoria ma è frutto di studi veri e non quelli che sono citati in questi servizi degli, no? Enormi polli d'allevamento, sì. Lanciamo il servizio. Leggiamo insieme geopop.it. Il dinosauro col raffreddore. Come un fossile può aiutarci a capire le malattie del passato? I resti fossili del Diplodoco Dolly, vissuto quasi 150 milioni di anni fa, mostrano i segni di un'antica malattia respiratoria, simile alla polmonite. Dolly è stata scoperta negli anni 90 in Montana e analizzata a partire dal 2018 da un gruppo di paleontologi americani provenienti da tutto il paese. L'esemplare, risalente al tardo giurassico, doveva soffrire di una malattia respiratoria simile alla polmonite, che forse gli è risultata fatale. I risultati della ricerca, pubblicati il 10 febbraio 2022 su Scientific Reports, sono la prima documentazione fossile di un disturbo respiratorio in stile aviario in un dinosauro non aviario, che potrebbe aiutarci a ricostruire la storia delle malattie del passato. Vogliamo ricordarla così. Sono 140 milioni di anni che sta male, ma porca. Se non ero un'amica tua, con lei che ha scritto questo articolo. La conosco. La domanda che mi faccio principale è: sappiamo tutti cos'è un fossile, no? E la materia terrena, minerale, che si sostituisce alla forma del che aveva il tuo materiale genetico, osseo, eccetera. Quindi è una questione di sostituzione, si sostituisce un materiale a un altro. Quindi non resta nulla, nulla di organico. Di organico, che possa in qualche modo riferire di una problematica. I segni che possono avere le ossa sono indicativi di moltissime, moltissime patologie, forse tutte. Ma come si fa a dire che dei fori riscontrati in una zona particolare possano essere causati da un batterio che attacca i polmoni? Poi sei troppo tecnico e troppo paleontologo qui. O mi chiami Piero Angela, che è qui adesso. Aspetta, provo a chiamarlo, vediamo. Esatto, anche Alberto Angela va bene lo stesso. No, è occupato con le donne. Va bene lo stesso. Lui ha diversi figli, tra cui in giro per il mondo. Sì, vabbè, c'è anche. Ma anche, come si chiama quel debunker con i ricci? Massimo Polidoro, no?
Che, ah, e okay, poi c'è un figlio, poi c'è il figlio del figlio del figlio, che è Barbachiara Y, che tutti conosceranno come lo youtuber con i complessi della statura, indossa cappelli alti e che scarpe molto attaccate, e quindi è evidente che senta il complesso un debunker berlusconiano. Diffidate da coloro che non sanno ridere. Cioè, secondo te esiste qualcuno che ha il complesso dell'acume? Dice, sono troppo acuto, troppo così, no, sono complessato, sono troppo sveglio. Comunque Polidoro, vabbè, noi non ce lo ricordavamo perché è talmente tanto importante che, voglio dire, è un po' come gli articoli di questo sito famosissimo che ho letto, che uno lo legge, sì, proprio lo rimuove. Sì, no, ma è, la sua importanza, lui è come una sorta di cariatide che regge questo transetto decadente di questo enorme tempio che è la nuova scienza, no? E lui è una di quelle cariatidi, non dal riguardo un om di quella cariatide in sé, potrebbe chiamarsi Evaristo, Eustachio, potrebbe chiamarsi Vasco Rossi, nome. Si potrebbe chiamare Vasco come Rossi, no, probabilmente si chiama Vasco Rossi. Vasco Rossi. Ma io mi chiedo com'è possibile che abbiano chiamato il dinosauro Dolly? Cioè, io la prima volta che ho letto Dolly c'ha la polmonite, cioè, porca boia, Dolly. Io ma Dolly che non fosse... era la pecorella quella clonata? Probabilmente con le tecniche che conoscerai bene anche tu nel tuo corso le spieghi di come vengano usate anche le parole in un certo modo, e sicuramente mette comodità questo nome, no? Io che faccio mette il mestiere sicurezza, della comunicazione. Mette sì, sicurezza. Sì, assolutamente. La conosci già, si chiamava Dolly. Sì, perché bambolina, ricorda la parola bambola, bambolina, quindi ti esprime, esatto, tenerezza. Allora, quando devono dirti una stupidaggine, cercano di edulcorarla, quindi il dolce motivo della neotenia, e quindi anche nelle parole c'è la neotenia. Mostri la tua amica Filippelli, Filippis, vabbè, lei quella che ha scritto l'articolo, che è sì, così fatto bene che c'ha, credo io che abbiano usato 10-15 volte il condizionale, forse dovrebbe, sì, potrebbe, sarebbe possibile che 140 la condizionale milioni, è quella che dovrebbero dargli a loro giuridicamente, cioè, proprio, nel senso, perché la condizione del giornalismo scientifico è realmente messa male, malmessa in una maniera, cioè, ma te ti immagini che sono andati lì a ricercare, cioè te ti immagini chi ha avuto, vabbè che è stato sicuramente un lampo di genio, cioè lui ha visto wow, ma poi nel 2018, no, una concomitanza con molti altri esperimenti basati su malattie, no, del sistema respiratorio, ormai il sì, passato, sì. Sì, 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 sì. Poi si è dato la colpa ai pipistrelli, hanno detto perché non diamo la colpa al dinosauro, che siamo sicuri che qui, sì, cioè, non lo vanno. Io ho sentito Bruce Wayne mai arrabbiatissimo, Bruce Wayne arrabbiatissimo. Jurassic Park, anche mentre lo giravano, cioè Jurassic Park, tutti avevano le mascherine di dinosauro. Certo. Poi se le cavavano in scena. Sono stati intelligenti, sì, ma non usavano la classica siringa, questa roba. Pff. Là all'epoca erano molto più innovativi. La zanzara, la zanzara. C'era la zanzara, la zanzara, come la possiamo chiamare? Pfizer, Pfizer. Sono 140 milioni di anni che c'è quella zanzara. Sì, sempre lo stesso logo. È stato ritrovato sempre come disegno in una caverna. Marchiati dinosauri. Ma non c'era l'uomo, ma c'era Burla. Cioè c'era Burla e l'amministratore delegato Burla e i dinosauri. E lui che poi è da allora che vive, sopravvive, no? Voglio dire. È stato il famoso passaggio. Sì. Del virus dal dinosauro virus all'uomo. È strepitoso perché aumentano la dose, no? Cioè, prima ti fanno la quarta, sì, prima ti fanno come annusi che c'è qualcosa, certo, sai, che c'è qualcosa di strano, cioè, sì, c'è una malattia, una polmonite, c'era qualcosa che dobbiamo, sì, c'è anche adesso, ma probabilmente è stata fatale. Quindi sta attento, Dagon. Quando il dinosauro è morto, ha detto probabilmente è morto. No, e poi mi meraviglio che non abbiano fatto l'autopsia. Qualcosa non mi torna. Questo fatto che non fanno le autopsie. Ma nel secondo servizio.
nel secondo servizio spiega, sì, spiega anche che, cioè, dopo tutte queste coincidenze che ci sono state, che lui ha avuto questo problema, il povero dinosauro Dolly ha avuto questo problema, poi il problema ha perdurato, hanno provato con la tachipirina e la vigilattese ma non hanno fatto niente, gli è cresciuto un osso della schiena, hanno visto l'osso risalito indietro di 140 milioni di anni, sì, dopodiché si sono accorti che l'OMS di quel tempo lì aveva detto che hanno ritrovato, sì, dei DPCM, cioè, molto esattamente. Lanciamo il secondo servizio, Dago. La scoperta e l'analisi del fossile di dinosauro. L'esemplare fossilizzato, identificato con il codice MOR7029, probabilmente un diplodocide datato 145 milioni di anni fa, è stato raccolto nel 1990 presso la formazione Morrison nel sud-ovest del Montana e successivamente analizzato nel 2018 dal paleontologo Kerry Woodruff del Great Plain Dinosaur Museum, che ne ha subito notato una serie di anomalie. Sulle vertebre del lungo collo il dinosauro mostrava strane protuberanze ossee irregolari e a contatto con le strutture respiratorie. Woodruff decise quindi di pubblicare la notizia sui principali social media, che ben presto richiamò numerosi esperti e ricercatori. Questi notarono la somiglianza tra le escrescenze fossili e quelle che si possono riscontrare in malattie respiratorie di uccelli. Partirono quindi le collaborazioni e le analisi con i più moderni mezzi a disposizione. Per capire di che malattia soffriva Dolly ci è voluta un'equipe di esperti altamente preparata, vista la difficoltà nel trattare e analizzare un reperto estremamente antico. Le ossa dell'esemplare sono state sottoposte a sezioni sottili, TAC, raggi X. Gli esperti hanno ipotizzato che le malattie e le risposte immunitarie dei sauropodi potessero essere simili a quelli di rettili e uccelli moderni. Ecco perché le ossa di Dolly sono poi state comparate con quelle di alcuni uccelli e rettili affetti da particolari patologie. Si è quindi dimostrato che, con molta probabilità, Dolly soffriva di un'antica forma di polmonite chiamata aerosaculite. E chi di aerosaculite ferisce di aerosaculite perisce. È incredibile il modo in cui si facciano dei nessi di causa e effetto. Io non riesco a capire quante probabilità, quante ripercussioni sulle ossa, sulla forma, parliamo di forma, perché ripeto, i fossili non possono dare altre notizie se non quelle sulla propria conformazione, quasi sulla geometria che hanno. Allora, ste diamine di escrescenze, ma cacchio, se ho la luce valgo, allora probabilmente la soluzione a tutto sono le centinaia di migliaia di dollari che gli hanno dato per l'attacco, tutte le ricerche, l'equipe fantasmagorica che viene dall'altra parte degli Stati Uniti per investigare. Con tutti questi soldi tu dici qualsiasi cosa, insomma, cioè una roba. No, ma io ti dico una cosa: esiste una cosa che si chiama esostosi auricolare o esostosi, dipende. Cosa crea? Crea delle protuberanze ossee nella padiglione auricolare. Questo accadeva, ad esempio, agli uomini che abitavano a Pompei antica. E questi facevano questi bagni da caldo a freddo, dal calidarium al frigidarium, rapidamente. Quindi lo faceva una difesa. Noi stiamo parlando di un momento della storia in cui, cioè, veramente la legge del più forte era vigente nella sua totalità. E quindi quante difficoltà, quante problematiche dal punto di vista climatico potevano vivere questi esseri. La loro gigantesca mole era determinata proprio dall'ambiente che vivevano. L'ossigeno era più grande, quindi tutto era più grande, e quindi tutto era più grande anche nelle difficoltà.
tranne quindi, il raffreddore. Sì, tranne, sì, sì, sì. Perché poi giustamente cosa uccide un dinosauro? Non praticamente un ambiente difficilissimo da vivere, un habitat terrificante? No, no. Cioè ragazzi, ma chi sono scemi? Cioè bisogna dirlo, bisogna dirlo. Noi non siamo esperti, quindi noi sicuramente se chiamo un esperto di arrampicate sugli specchi, lui vince i mondiali, vince i mondiali di arrampicate sugli specchi, per dirti che lì, in quel caso lì, è solo ed esclusivamente in quel caso lì, una formazione di una piccola non so che nelle vertebre della colonna spinale vicino ai polmoni è determinata dalla polmonite, che voglio dire, almeno ci dovrebbe essere anche un riscontro nella realtà, cioè uno dovrebbe anche dire ok, se era così valido per un dinosauro sarà valido anche oggi, tutt'oggi. La meta di questo articolo è chiara fin dall'inizio, noi siamo qui anche per riderci sopra, perché non credo ci sia un altro modo di prendere una notizia del genere, perché, cioè. No, ma su queste sono solo perché queste sono le riviste cosiddette scientifiche, sono seguite anche da molti giovani. Questa è la cosa che mi preoccupa, a parte le risate, sono assolutamente come si dice, motivato a parlare di queste cose da stupido, da persona che si informa su queste riviste. Io da ragazzino ne ho consumate tante. Anche il linguaggio che usano loro è un linguaggio per adolescenti, cioè è proprio la loro fascia di utenti è quella da forse nerdi, sì. Nerd in erba, però in erba fumata, perché mi sembra più che altro. Ti racconto questa cosa per spiegarti quella, sì, la sensazione. Filippa Langenbach, sicuro che fuma, sicuro è di Amsterdam, penso, sì. Esatto, sì, ne ha fumate tante. Ah, ma ti spiego questa cosa. Quando avevo 15 anni, essendo appassionato di astrofisica, ero anch'io proteso all'idea che Dio non esistesse, ad esempio. Qui non c'entra la questione di Dio, ma solo per capire come crediamo a queste persone che sono piccole piccole in realtà. Stephen Hawking, lo conosciamo tutti, lui sosteneva questa cosa, diceva: Dio non esiste perché se prima c'è stato il Big Bang, prima del Big Bang non c'era né tempo né spazio, quindi secondo lui Dio non può esistere perché non c'era nessuno che potesse commettere l'azione della creazione, perché la creazione implica il movimento nel tempo e nello spazio. Cioè questo agli occhi di una persona che appena ha finito la terza media potrebbe essere plausibile. Ma in realtà, sì, il creatore è colui che è onnipotente, no? Facciamo questo esempio. Lui è lui che crea il tempo e lo spazio. Il tempo e lo spazio è la creazione. Quindi Stephen Hawking, caro, tu hai fatto terrorismo. Ora non ci sì, sei sì, più, vai. Pace all'anima tua. Ma che diamine di discorso è? È lo stesso che poi disse che all'orizzonte degli eventi accadevano determinate cose, ovvero si creava uno spazio vuoto tra lo spazio e l'orizzonte degli eventi, e oltre il quale non è possibile né vedere né fare nulla. Ma non è così, perché se no come si spiega il fatto che sfumano, diventano energia, quindi è un eterizzatore? Allora caro Stephen Hawking, tu che hai sbagliato palesemente, perché hai detto che quando un atomo entra nell'orizzonte degli eventi, siccome crea uno spazio vuoto, ne deve creare un antiatomo. Quindi, secondo la regola, se un atomo rimane fuori e uno dentro, non hai ragione tu. Ti sei contraddetto. E quindi non credo nemmeno a quanto dici. Su Dio non credo a questi scienziati, nemmeno un po'. Per quello che invece mi riguarda me, i dinosauri, per me c'è un complotto dietro dei dinosauri, nel senso che dai film, la creazione del film, guarda caso, vengono poi tutti sempre da quella direzione là, sempre da quella città lì, sempre da quella filosofia di vita. Sì. Cioè tutto è un po' legato da questa teoria evoluzionistica, ad esempio dei fossili, no? Ai tempi che mi appassionai, no? Anche io chiaramente come te, Dagon, ho creduto a tutto quello che erano il sussidiario scolastico che ci hanno venduto, sai? Tutto bello, come si dice spesso, le soluzioni semplici sono fatte per venderle, no? Però non funzionano mai, perché siamo in un universo, un mondo
che è estremamente complicato, no? Tra cui la teoria evoluzionistica, quella a partire da Darwin, però anche nei fossili, no? Uno dei problemi, ad esempio, dei fossili, io adesso vivo vicino al mare, mi ero appassionato, guardavo, c'è questa tendenza che, ad esempio, noi tutti è dato per certo, fatto approvato, che si data in questo modo, più in alto, più recente, più in basso, più vecchio. C'è un problema che è molto ben visibile sott'acqua, però funziona allo stesso modo anche sopra l'acqua, però sott'acqua è molto più visibile. Cioè, quando c'è un evento, ad esempio, che muove tanta terra, no? Quindi un evento o due placche, quello che ti pare, o anche la normale deposizione, depositamento delle particelle, no? Le particelle più leggere ci mettono molto più tempo delle particelle più pesanti. Quindi più è pesante e più fa presto a cadere, più è leggero e più tempo ci mette. Quindi non è assolutamente vero che quello che trovi più in alto è più vecchio. Quello che trovi più in alto è più leggero. Non è più perché vecchio. Assolutamente, la gravità funziona anche nella materia che consideriamo solida. La stessa cosa che nell'acqua. Qui è anche proprio questione della grandezza delle particelle, che hanno più attrito rispetto dell'acqua, quindi cadono più lentamente rispetto a quelle più piccole, che hanno meno attrito e cadono più velocemente. Piace anche, no? Hai detto una cosa bellissima, scusa ti interrompo, perché ci aiuta a capire quanto noi, per esempio io, tu e quelli che combattono contro la menzogna imperante, che è quella che noi non stiamo giudicando queste persone che scrivono questi articoli o quelli che le leggono appassionatamente. Anzi, è proprio a loro che ci rivolgiamo per dire: guarda, che basta soltanto che tu cambi gli occhiali, cambia il paio di occhiali e vedrai tutto un altro mondo. Delle cose strepitose, strepitose. Questa dei fossili è un piccolo esempio, ma ce ne sono tantissimi. Ce n'è un altro, ad esempio, che ha rivoluzionato, ad esempio, la datazione del carbonio. No? La datazione del carbonio avviene con degli isotopi, cioè loro dicono quest'atomo ci mette, e dipende anche dal materiale, dall'atomo di carbonio 13 al 14, per fare questo passaggio ci vogliono 20.000 anni, dico una cifra, mi sbaglio, tutto ipotetico per farvi capire, ma oltre a questo periodo ci vogliono anche delle condizioni, cioè temperatura, pressione atmosferica, pressione eccetera eccetera eccetera. C'è stata un'eruzione nell'Indonesia, credo sia stato 2010-2012, dove c'era per caso, forse neanche tanto, un'equipe che ha misurato con la datazione del carbonio un'isola che si è creata in 4 settimane. C'è stata un'eruzione grande. L'Indonesia è uno degli posti al mondo più attivi. Sì, una storia simile a quella del Krakatoa, molto famoso, che aveva l'isola. Si creò un'isola, ci andarono gli studiosi e analizzarono con il carbonio le molecole che si erano formate, no? La datazione di quell'isola era 450.000 anni. Ma era da 2 settimane. Un mese. È la stessa cosa perché parlavamo del carotaggio, e poi ti lascio continuare la trasmissione che ha preso una... No, perché poi giustamente noi andiamo nel profondo per spiegare. Anche il carotaggio non è attendibile. Seppur questo permafrost, ovvero questa acqua compressa fino al limite, no, della possibilità, è congelata, anche questo permafrost non è detto che fosse lì. Cioè, le parti più alte non è detto che fossero nella stessa ubicazione terrestre di quelle più in basso. Quindi, cioè, il carotaggio, se scendiamo 100 metri, che equivale, faccio un'ipotesi, a 100.000 anni fa, quei 100.000 anni fa quel pezzo di ghiaccio, quella entità di permafrost era in un'altra parte della Terra. Quindi la scienza che mostrano su questi giornali è un cinema, non è molto... È fantascienza. Sì, sì, ma non quella del nostro amato amico Quaglia. Quella ti aiuta a capire la realtà, quella no, ti confonde. E infatti quest'articolo qui è proprio la dimostrazione che è volutamente, ti confonde volutamente, che
adesso la dico male, però c'è quasi della malafede sotto, no? Perché fai uno più uno, metti un po' i puntini e dici, ma guarda, siamo proprio in questo periodo, guarda caso loro vogliono farci capire che c'era questa malattia tanto tempo fa, proprio di questa malattia, proprio, cioè tutto coincide, no? Al di là di questo, però queste teorie che abbiamo elencato, sia io che te, no? Che abbiamo esposto per far capire che si sfruttano queste coincidenze, cioè è un po' la narrazione che capita proprio a fagiolo, cioè sfrutti quest'onda qui, è un po' il fenomeno, adesso io uso le parole di Pennetta, che è un altro che seguo da tanti anni, Enzo Pennetta, che quando lui parla di darwinismo, no? Cioè il darwinismo faceva molto comodo a quel periodo, bisogna prendere le cose anche nel periodo storico in cui succedono, e questo è un esempio proprio, questo del dinosauro con raffreddore. Bravissimo. Un altro per chiudere è quello di Pasteur. La pastorizzazione, attuale pastorizzazione, è semplicemente il frutto di un'operazione di marketing. Siccome Pasteur era un bravo oratore, era un bravo pubblicitario, un pubblicitante litteram proprio, e quindi lui attraverso questa cosa ha vinto la battaglia contro un'altra tecnica. E il mio amico Bizzakira conosce molto bene questa storia, e un giorno dovremmo spiegarla perché è assurda. Noi ci alimentiamo sulla base di una scelta commerciale, no? Il famoso istituto Pasteur, no? Sì, quello anche delle forature. Non a caso Michelin proprio, ma che... Bisogna stare molto attenti, aprire gli occhi e cercare di leggere un po' tra le righe di questa, e questo articoletto qua che abbiamo pubblicato oggi, che abbiamo un po' scovato oggi, è un po', cioè noi lo usiamo come un termometro, no? Come un indicatore, sì, di questa tendenza che si ha a unire i puntini. La cosa che dispiace è che è indirizzato, come hai detto tu giustamente, a un pubblico molto giovane, che tende a credere queste cose perché è scolarizzato, perché esce da scuola proprio in quel periodo lì, quindi la narrazione che fanno quei loro proprio si infila dentro, è proprio, sfrutta, sì, la finestra di Overton che crea della scolare. Il famigerato grafene serve, no, ad aprire le cellule per far penetrare quella dannata sostanza e le altre, quelle porcherie. E la stessa cosa fanno questi articoli, sono come grafene che taglia la cellula del ragazzo, la penetra proprio con una violenza pornografica, perché è pornografia questa. Andarsi ad interessare dei problemi cardiovascolari o... è pornoscienza. Devo farti i complimenti, Dagon, perché i servizi sono stati bellissimi, li sono risi tutti, in diretta queste cose non andranno sicuramente, ma io il dinosauro che tossisce, quello è spettacolare. Ma perché se io, ma scusa, loro non l'avranno immaginato almeno una volta? Cioè c'è gente che finanzia studi così, posso almeno io prenderli in giro nella maniera più adeguata che conosco? E lanciamo, sentiamo il terzo servizio, Dagon, per favore lancialo tu, perché è strepitoso questo qui, e qui raggiunge proprio degli apici con gran finale. E vai, allora lo vediamo. Manopola sempre. Il dinosauro con la polmonite. L'aerosaculite è una malattia provocata da funghi, virus o batteri, e causa l'infezione o l'infiammazione dei sacchi aeriferi, che in alcuni gravi casi può portare alla morte. Sulla base di malattie come l'aerosaculite e l'aspergillosi, tipiche di molti uccelli, gli esperti ritengono che Dolly soffrisse di sintomi quali diarrea, letargia, difficoltà respiratorie, forti tremori, muco, tosse e perdita di peso. Sai una cosa? Mi è passato tutto. Questa ipotesi è plausibile, visto che i sauropodi, come Dolly, tendevano a nidificare in colonie,
luoghi generalmente sporchi e coperti di feci che potevano facilitare la propagazione di malattie tra gli esemplari. Questo è infatti simile a ciò che avviene nei polli allevati in condizioni igieniche precarie. Non ci è dato sapere però se questa malattia sia stata la causa di morte dell'animale. È però certo che questo sorprendente risultato potrà essere la base per ulteriori ricerche per comprendere ancor meglio il sistema respiratorio dei dinosauri sauropodi, migliorare la nostra comprensione dei disturbi che li hanno colpiti e della loro fisiologia. Perché? Perché lui ha l'autorizzazione! Come si può paragonare un habitat naturale creatosi autonomamente attraverso le gerarchie celesti, dico io, ma autonomamente va, un caso, equilibratosi nel corso di milioni di anni a soffrire di problemi di sovrappopolamento come quelli che abbiamo generato noi che usiamo la tecnologia? Il problema degli allevamenti intensivi è che sono strutture realizzate in luoghi inadatti ad ospitare un grande numero di esemplari di animale, fra l'altro in condizioni non particolarmente igieniche per via dell'utilizzo di luoghi asettici, perché la cosiddetta asettica, no? Questo modo di vedere le cose non è bene, perché dà spazio ai batteri cattivi, diciamo alle forze minerali del male di attecchire. Quindi su quelle isole del Pacifico lontanissime dove nidificano, dove ci sono migliaia di esemplari uno sull'altro davvero per settimane, lì non muore nessuno. Come puoi paragonare un allevamento intensivo realizzato dall'uomo, che non è la natura, non è la natura, con qualcosa che è la natura? Sì, loro nidificano in branco, sono adeguati, il loro sistema immunitario. Ma porca di una miseria, ragazzi, chiudete sti giornali, facite scem. Lo fanno i pinguini al Polo Nord, lo fanno sì, esatto, gli migratori, lo fanno... Non si è sentito. Tutte lo fanno, anche le mucche lo fanno se le lasci libere. Pure noi a Napoli, tutti, 50 tutti. Anni fa. A parte che poi le condizioni igieniche, perché... No, ma poi è bellissima sta roba, no? Comunque io mi aspettavo, mi ha un po' deluso questo articolo, devo dire la verità, perché io mi aspettavo che almeno fosse un pochettino colpa del clima. Ma un pochettino, ma... perché che il virus venga col clima. Guarda, allora bisogna vedere chi ha commissionato, chi ha pagato questo articolo. Bisogna vedere. Gli sponsor a fine pagina, quelli che uscivano fuori, consigli per gli acquisti. Beh, la cosa che invece io non mi do pace è sui sintomi, perché se... No, vabbè. Tu cioè, vuoi farmi male? Diciamo, no, ma no, mi verranno quei sintomi. Te dimmi, Dagon, per favore, come allora fanno a sapere che 140 sì milioni di anni fa aveva il mucco? La scena, immaginate la scena. Fatevi uno scenario: un dinosauro che ha mucco, tosse, sì, diarrea, sì, perdita di peso. Era magro. Però, un dinosauro, immagini, smunto, magro, un po' smunto, quelli colava il naso, un po' come me, magro, ma dappertutto, mucco. No, ma la cosa che è bella, guarda, io non capisco come non abbiano capito niente del virus che è girato fino a mo in questi 2-3 anni, però sanno tutto con un pezzettino di osso, un fossile, cioè ovvero terra che si è rappresa al posto schiacciato alto dei micron. Sì. E sì. Con quella roba praticamente hanno capito che questo andava di corpo in quel modo . Si sono anche dimenticati tra i sintomi che era la perdita dell'olfatto, cioè la perdita dell'olfatto, ragazzi, dovevano metterci la perdita che long, il dinosauro long, sì. Immagini che mangia il dinosauro, che mangia un altro dinosauro e non capisce, dice bah, sarà è carne, strano che sarà pesce. Infatti, ma probabilmente sarà morto. Allora, lui non è morto in realtà direttamente per la malattia, cioè la malattia gli ha tolto il gusto e lui ha mangiato magari un cibo velenoso o ha mangiato è andato in diarrea per quello che diarrea, vedi? Tutto torna. Ti posso anche dire, Dagon, te la svelo, che
questo articolo qui, perché a volte sai, si pensa che siamo solo noi in Italia messi così. Questo articolo qui c'è in tutte le lingue. Io l'ho trovato. Vedete che è importante. In francese, l'ho trovato in francese. Montagnier in spagnolo, non è nessuno. Non era nessuno. In inglese. E guarda caso, è uscito nello stesso momento in tutte le rivistine tipo Fanpage. Oh, scusa, no, mi ricorda moltissimo tipo, una parolina brainstorming, una cosa un po'. Tipo Focus o tipo Geographic Channel, no? Questo Geopop, questo sì, spazzatura. Geopop, questo qua, anche tutti i vari, sai, le grandi televisioni, i grandi media americani che fanno dei serie, sì, perché tutto nasce dal di lì, perché poi riprendono quell'articolo lì che nasce dal di lì e lo riprendono in tutte le lingue. Bisognerebbe cacciar via innanzitutto gli ospiti indesiderati, come li chiama Beatrice Silenzi, che sono i media mainstream dalle nostre case. Questa volta si sono superati. Allora, abbiamo parlato la settimana scorsa, vi invito a vederlo chi non ha visto la puntata della settimana scorsa. Sull'aerofagia, questa ipotetica bovina, sì, questa roba così, e va bene, vogliamo ridere, ma qua ci sono dei danni che si provoca, si provano sì, sì, qua abbiamo proprio oltrepassato la soglia No, non so quale soglia, perché questa è proprio programmazione pura, sai, perché siamo a livello che sono sfacciati proprio, hanno perso tutti i veli, il velo di Maya è caduto e adesso bisogna veramente invitare le persone a ragionare più possibile, perché cioè, se no qua non se ne esce, non se ne esce. No, non ci posso credere. Cioè, cioè le condizioni igieniche della loro nidiata, no? Avevano il gel. C'avevano il gel prima di entrare nel nido. Sì. Purtroppo non c'era lì Bassetti o Pregliasco, tutta sta gente qua. No. Non c'era che gli venire così. E io saluto Dagon per l'ennesima volta e ti ringrazio veramente per tutto quello che fai. Io ringrazio te. Iscrivetevi a questo canale senza fissa dimora, perché ne vale davvero la pena. Contenuti pregiatissimi. E poi ci sto pure io, voglio dire, qualunque cosa c'è, è colpa mia. Ospite fisso, ospite fisso è l'artista. Tutto quello che vedete di artistico in questo canale e soprattutto in questo programma è Dagon. E io vi invito a iscrivervi al canale di Dagon. Facciamo anche pubblicità Ground Zero Channel, che è sempre tra i grandissimi in attività. Guardate, non è Fanpage, che è un bel programma, ma fa fatica a decolare, che c'è questa paura, e tu puoi spiegarlo bene. La paura di cliccare dove si vedono poche visualizzazioni, perché si considera quelle poche visualizzazioni indice di una scarsità. Ma non è vero, ragazzi. Guardate i canali che hanno pochi iscritti, perché sono quelli più sinceri, sempre, sempre. Quindi diffidate dai grandi numeri. Grazie mille, Dagon. Alla prossima. Grazie. Vi saluto tutti quanti e seguite i consigli di Dagon.